felicissimi di presentare oggi il lavoro di Giovanni Coda, super premiato, quando faccio le presentazioni, quindi dovete avere pietà di me, poi c'è anche molto caldo, quindi non riesco a commettere più di tanto. Grazie innanzitutto al Mix Festival per averci voluto in questa finale, in questa grande festival, un importante festival. Ci tenevamo parecchio comunque a essere qua con voi. Cosa vediamo oggi comunque? Parliamo un attimo del film, farò brevissimo perché non voglio poi sottrarre tempo comunque alla visione. Vediamo un film particolarissimo, un film che è parte come un film sperimentale, e lo è un film sperimentale, che mescola tutta una serie di arti performative come la fotografia di arte, mettiamo così, di arti come l'arte fotografica, l'arte teatrale, l'arte della danza e l'arte cinematografica in un unicum che poi si sviluppa col linguaggio del cinema, con il linguaggio del cinema e non solo il linguaggio del cinema, poi capirete perché quando vedrete poi svilupparsi appunto le sequenze nello schermo. La storia è quella di Pierre Selle. Pierre Selle, deportato omosessuale a 17 anni nel 40 a Saziano, torturato, seviziato, un uomo a Gale, quell'età era un ragazzo, uscì a 21 anni, dopodiché non ci fu più scampo per lui, non ci fu più scampo perché morì nel 2005 in estrema povertà, dopo aver resistito per 30 anni senza dire perché fu incarcerato e quello che gli successe praticamente nel periodo della seconda guerra mondiale per imposizione paterna della famiglia, non volevano che si dicesse cosa realmente era successo. Comunque lui nell'82 decide di fare il coming out, stanco comunque di questo peso, immaginate voi un fardello incredibile. Fa coming out, scrive questa biografia insieme a Jean Lévitou, che è stato, perché è deceduto anche lui, uno dei più grossi attivisti LGBT francesi e europei in questo caso. Scrivono questa autobiografia dove racconta praticamente realmente quello che gli accade. E quello che gli accade è drammatico, è tremendo, una pagina della storia dei gay che non va oscurata, e invece è stata oscurata per tantissimi anni, non c'è documentazione, ce n'è pochissima almeno. Questo film si basa sui brandelli di informazioni che sono stati recuperati su internet, fondamentalmente. Questo è il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo recuperato pezzi di storia, dopodiché abbiamo comprato il libro di Pierre Selle, nella versione originale che è quella francese, e lo abbiamo rielaborato in una storia però un po' più complessa, non si parla solo di lui, ma si parla anche degli altri che furono deportati, si parla un po' anche degli interventi medici, della medicina, comunque delle basi della medicina moderna che furono poste comunque con gli esperimenti fatti su di lei in quel periodo, quindi siamo negli anni 30, anni 40. Un lavoro difficile sicuramente, però un lavoro onesto, un lavoro che non ha filtri, e infatti ve ne renderete conto subito delle prime battute, non è immediato, non è edulcorato e non deve piacere, comunque non è un lavoro che vuole piacere a qualcuno, ecco. È esattamente quello che è successo, la realtà dei fatti, quindi abbiamo riportato papale papale quello che era inserito in un contesto, in un'estetica comunque diversa da un documentario, da una fiction, quindi un'estetica di arte performativa, in questo caso una struttura di arte performativa. Comunque vabbè, non sto qui a definirlo comunque come anche dal punto di vista del genere. Quello che mi interessava appunto dire con questo film, più che dire, poi mi interessava lanciare come messaggio, no? È appunto la memoria non va appunto cancellata. Per tanti anni quest'uomo ha vissuto comunque nell'oscurità, è morto anche nell'oscurità nel 2005, e a noi sembrava il caso comunque di riportare alla luce una storia che innanzitutto fa parte della nostra libertà in questo momento attuale. La mia libertà dipende anche da quello che lui ha fatto nel suo periodo di vita, e anche la vostra probabilmente, insomma. E tacerla per l'ennesima volta sarebbe stato veramente fare una scortesia grandissima a quest'uomo, e soprattutto un torto indicibile. È un dovere nostro comunque portare avanti le memorie di questa gente che ormai non ci sono,
non ci sono più, sono morti tutti. Se voi avete visto sicuramente paragrafo 175, chi l'ha visto, tutti i personaggi di paragrafo 175 sono morti. L'ultimo è stato Get Back un anno e mezzo fa, e quindi non ci sarà più nessuno a raccontare quello che è successo in quel periodo. Ci siamo noi, però, e noi, è il nostro diritto comunque continuare a raccontarlo. Poi chi lo vuole ascoltare bene, chi non lo vuole ascoltare è un altro paio di maniche, però questa è una storia che va raccontata e noi ci stiamo provando con questo film. Grazie.